Una massiccia operazione di soccorso nelle ultime 24 ore nel canale di Sicilia. Complice il bel tempo e le condizioni del mare ottimali, si sono infatti intensificati i viaggi della speranza dalle coste del Nord Africa verso la Sicilia e la Calabria. In sintesi, 13 barconi stracarichi di uomini, donne e bambini sono stati soccorsi alle navi della Marina Militare e dalle motovedette della Guardia Costiera. Già nella serata di ieri erano circa 1.200 le persone salvate, 300 le persone a bordo delle imbarcazioni raggiunte in nottata. In particolare, due barconi sono stati soccorsi alla nave della Marina Militare. Complessivamente sono stati recuperati 482 migranti, di cui 25 bambini e 50 donne. Il governo è stato battuto in aula sul disegno di legge che prevede un mutuo da 1 miliardo di euro per pagare i debiti che la regione ha nei confronti delle imprese. Vuoti i banchi della maggioranza e assente il governo in aula, l'Assemblea ha così accolto la richiesta del capogruppo della lista Musumeci Forza Italia Santi Formica. Il disegno di legge viene così rimbalzato dall'ARS e ritorna in commissione bilancio. Una sconfitta non da poco per il governo regionale. D'altronde il mutuo da 1 miliardo di euro per pagare le imprese nelle ultime ora aveva scatenato forti polemiche, soprattutto con le critiche da parte del mondo imprenditoriale siciliano. Le associazioni di categoria si dicono contrarie al blocco delle aliquote IRAP e IRPEF per 30 anni per poter pagare il mutuo e chiedono di recuperare i soldi in modo diverso, ovvero attraverso tagli e revisione della spesa. Durante l'incontro coordinato dal professor Pietro Busetta si è cercato di capire come possa essere attuabile la fiscalità di vantaggio in un paese supertassato come l'Italia e soprattutto come possa essere applicata in Sicilia, regione forte della sua autonomia statutaria. I partecipanti al convegno si sono trovati concordi sul fatto che l'attuazione della fiscalità di vantaggio debba essere commisurata non solo al gettito delle entrate, ma anche al bacino delle risorse esistenti, in grado di innescare un processo virtuoso e di crescita economica, soprattutto per le piccole e medie imprese. Una delle prime grane giudiziarie della segreteria Renzi arriva dalla Sicilia. La richiesta di arresto in carcere recapitata da Guardia di Finanza e Squadra Mobile di Messina alla presidenza della Camera probabilmente sta creando non poco imbarazzo in un PD che, ormai da mesi, ha fatto della svolta la sua parola d'ordine. Il caso di Franco Antonio Genovese è anche un primato negativo. Nell'attuale legislatura non era mai stato chiesto l'arresto di un parlamentare. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere, riciclaggio, e truffa. Il caso del deputato del PD è emerso da quel pozzo senza fondo di irregolarità che è la formazione professionale in Sicilia. Secondo gli investigatori, Genovese avrebbe assunto il controllo di diversi enti di formazione grazie a una rete di persone fidate, tra cui anche alcuni familiari. Si comincia naturalmente con la vigilia, durante la quale si preparano le cosiddette vampe, le cataste di legni, alcune altissime, realizzate con vecchi mobili, materiale di recupero o di scarto. L'importante è che sia di legno. Sono solitamente i più giovani, i ragazzi, coloro che realizzano la catasta per la vampa, che viene poi accesa nel tardo pomeriggio del 18 nella notte del 19 marzo. Il rituale tutto moderno prevede una lotta spesso impari tra i custodi delle cataste pronte per diventare vampe e i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La tradizione continua a vivere soprattutto nei quartieri popolari, nelle periferie e nelle borgate, spesso in zone ad alto rischio. Se quasi sempre l'intervento viene attuato a vampa conclusa, bisogna pur sempre eliminare gli ultimi focolai, qualche volta la festa viene guastata, come ieri sera nel quartiere Zen, dove una sassaiola ha colto i carabinieri e i vigili del fuoco che volevano smontare una gigantesca catasta.